Ciao ragazzi, benvenuti nel terzo video della giornata. Io sono stato al lavoro fino a poco fa e appena sono venuto a casa ho avuto delle notizie sulla girandola degli allenatori. Allora ragazzi, vado a leggere qua questo articolo qua, dove Lazio Tudor è rottura, il croato dice addio e Lotito pensa a Barroni e Klose. Dopo nemmeno 3 mesi è già finita l'avventura romana del tecnico, si lavora alla risoluzione del contratto, il patron biancoceleste valuta i sostituti. Ora il presidente Lotito valuta i possibili sostituti per la squadra, vantaggi sono Marco Barroni e Miroslav Klose. Però ragazzi, attenzione un attimo, la legge di questo articolo qua perché Allegri ora è libero sul mercato e potrebbe accasarsi a un altro club. Nel 19, al primo addio bianconero, quando aveva ancora un anno di contratto, era rimasto fermo per un biennio. Stavolta sta riflettendo sul da farsi. Lo stop di un anno per ricaricare le pile, recuperare le energie fisiche e nervose lo attira, anche perché questi ultimi 3 anni a Torino sono stati faticosi anche per le vicende extracampo, ma non escludere, in caso di buone offerte, che il richiamo della panchina sia più forte. Ed è spuntata l'ipotesi Lazio. Attenzione ragazzi, Allegri potrebbe rimanere in Italia e andare alla Lazio. Ok, alla Lazio. Ma ci sono sempre, ragazzi, come sempre, le sirene arabe che lo ricoprirebbero di tanti milioni, dopo che l'anno scorso già ci avevano provato. Ma si parla anche di Premier League, non so quale squadra. E potrebbe andare all'estero, ma è venuta anche fuori, ragazzi, notizia quest'oggi, dove il tifoso della Juve, Edoardo Mecca, ragazzi, comunque su tramite X, ex Twitter, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, fresco di risoluzione consensuale con la vecchia signora, ok? Rivelando che potrebbe clamorosamente, ragazzi, clamorosamente tornare al Milan. Al momento non è più caldo per la panchina rossonera, sembra quella di Paolo Fonseca. Però ragazzi, attenzione perché a Milano non sono assolutamente contenti di Fonseca, non sono sicuri che Fonseca possa essere l'uomo giusto. E visto che già, so se vi ricordate, verso aprile Ibrahimovic aveva già contattato Allegri per farlo tornare al Milan, ok? Perché loro ci puntano molto su Allegri, non so come mai, visto che poi tutte le squadre, sia tifosi juventini che non, dicono sempre che Allegri non è che sia stato il massimo. Sappiamo tutti che se tu Allegri dai una squadra con giocatori forti, importanti, ed essendo un gestore potrebbe fare cose buone, ma mi sembra che casa Milan non sia una squadra già fatta e pronta per essere soltanto gestita, e quindi mi sembra un azzardo chiamare Allegri sulla panchina del Milan, ragazzi. Però mi è venuta fuori questa notizia qua e mi è stato detto a me anche oggi in live sull'altro social TikTok, mi è stato detto guarda che c'è la voce di un possibile approdo di Allegri al Milan, visto che Allegri ha fatto subito la rescissione consensuale del contratto con la Juventus perché ha avuto richieste e tra cui c'è anche il Milan, ragazzi. Quindi non è da escludere che non ci sia solo Fonseca al Milan, ma non è da ripeto, non è da escludere che possa essere Allegri, ragazzi. Quindi ci sono queste girandole di panchine, si dice che Palladino si è andato alla Fiorentina, Italiano è vicino al Bologna, grandissimo rischio sia del Bologna che sia di Italiano, visto che quest'anno gioca la Champions, una cosa tosta. Per me il Bologna doveva puntare su un allenatore più formato, già se fosse stato De Zerbi era un po' meglio, però sembra che tutto sia rivolto verso Italiano. E poi ragazzi, un'ultima cosa, ma comunque semmai ho fatto il video l'altra volta. Oggi Conte ha firmato per il Napoli. Eccolo qua. Inizia l'era Conte, la firma con De Laurentiis,
dà il benvenuto Antonio. Contratto di 3 anni a 6 milioni a stagione più i bonus. La trattativa durata oltre una settimana si è conclusa. Il tecnico e la società hanno raggiunto un accordo per un contratto triennale a 6 milioni di euro a stagione più bonus relativi ai risultati conseguiti dalla squadra tra qualificazione in Champions ed eventuale vittoria dello scudetto. Poi Conte potrà contare sui suoi fidelissimi, lo staff, il vice sarà Christian Stellini, poi c'è Gianluca Conte che è il fratello che fa il match analyst, con i preparatori Costantino Coratti e Stefano Bruni. Stefano Bruno, da canto suo, Napoli confermerà Francesco Sinatti come responsabile dei preparatori atletici. E quindi niente ragazzi, Conte ha firmato, finalmente non viene alla Juve, quindi ragazzi questa è una notizia positiva. E adesso ragazzi, noi juventini stiamo aspettando ancora che Thiago Motta firmi, ma firmerà con la Juventus? Ragazzi, io più vado avanti più sono scettico, ma io ragazzi ve lo dissi quasi un mese fa, attenzione che non è sicuro che viene Thiago Motta. Ok, che tutti diciamo il 99% di Thiago Motta è della Juventus. Mi era stato detto che avrebbe firmato ieri. Poi ieri non ha firmato, oggi non ha firmato. Ho letto che sta rallentando l'arrivo della firma di Thiago Motta con la Juventus. Quindi attenzione che potrebbe esserci la sorpresa De Zerbi. Io non sono contento né con uno né con l'altro, ragazzi. Lo ripeto, potuto da miliardi di volte, come non ero contento di Conte. Conte ce lo siamo tolti dalle palle. Scusate il francesismo. Però, ragazzi, ancora Thiago Motta non ha firmato. Al Bologna ha dato notizia che sarebbe andato via. Si dice, ripeto, che italiano sia verso il Bologna. Quindi il Bologna è senza Thiago Motta. Non so cosa stiamo aspettando, ragazzi, quindi attenzione perché io vi dissi in un video tempo fa che la Juventus ha fatto partire la campagna acquisti, la campagna abbonamenti. Arriverà a un certo punto e poi darà la notizia. Ricordate, sì, quella volta c'era tutti Guardiola, 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 e poi di punto in bianco è venuto fuori la notizia Maurizio Sarri. Ovviamente non verrà Sarri, ragazzi, però ci potrebbe essere la sorpresa di De Zerbi alla Juventus. Quindi ragazzi, dobbiamo soltanto aspettare. Il Napoli ha fatto con Conte, il Milan anche loro dovranno decidere se Fonseca o un altro allenatore, potrebbe essere Allegri, potrebbe essere, e l'Inter ormai ha il suo allenatore, la Lazio pure non ha l'allenatore, quindi ragazzi ci saranno un girando di allenatori che penso che prima degli europei dovranno essere tutti quanti decisi. Quindi, anzi, qui sotto, anzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Soprattutto, pensate che Thiago Motta sarà alla Juventus sicuro? Oppure se verrà qualcun altro? Mettete like, commentate, ragazzi, condividete, ragazzi, questo video con tutti i vostri amici, con tutti i vostri social. Iscrivetevi, fate iscrivere, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi, ciao, 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 ciao.